Tampone eliminato in Inghilterra per gli arrivi dei viaggiatori vaccinati. Partiamo subito con il primo argomento di oggi. Il governo britannico vuole togliere i tamponi per i viaggiatori vaccinati che vogliono fare ingresso in Inghilterra, ma c'è un'agevolazione anche per chi non è vaccinato, infatti non ci sarà il test dell'ottavo giorno. Misure prese per aiutare un settore che forse ha subito di più di molti altri il problema delle restrizioni, delle conseguenze della pandemia e delle stesse restrizioni. Prego il servizio. Il governo elimina il tampone per tutti i vaccinati che arrivano in Inghilterra. La misura sarà introdotta dalle 4 del mattino dell'11 febbraio, secondo quanto affermato dal segretario ai trasporti Grant Shapps. Le regole sono state alleggerite anche per i viaggiatori non vaccinati, che non dovranno più sostenere il test dell'ottavo giorno. Tuttavia, avranno ancora bisogno di un test prima della partenza e al secondo giorno. E tutti coloro che arrivano in Inghilterra, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, dovranno comunque compilare un modulo di localizzazione dei passeggeri, anche se questo sarebbe reso più semplice e facile da completare, ha affermato Shapps. Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno già seguito l'esempio dell'Inghilterra. Commentando i cambiamenti, il primo ministro Boris Johnson ha affermato: «Quello che stiamo facendo per i viaggi è per dimostrare che questo paese è aperto agli affari e ai viaggiatori». Il settore dei viaggi e del turismo ha accolto favorevolmente la dichiarazione del Premier. Una ricerca pubblicata la scorsa settimana dall'ente commerciale Airlines UK e Manchester Airports Group afferma che ci sono le prove scientifiche per poter rendere le vecchie regole dei test obsolete per i viaggiatori completamente vaccinati. Secondo l'amministratore delegato di Airlines UK, Tim Aldersale, questo è un giorno fondamentale per passeggeri, aziende e PLC del Regno Unito e per la prenotazione dei viaggi in estate. Anche Johan Lundgren, amministratore delegato di EasyJet, pensa ad un'estate positiva. È chiaro che le restrizioni di viaggio non hanno rallentato materialmente la diffusione di Omicron nel Regno Unito e quindi è importante che non ci siano più restrizioni con le future varianti, ha affermato Lundgren, che prevede che la compagnia aerea possa tornare ai livelli di voli prossimi al 2019 quest'estate. Per la Virgin Atlantic, la rimozione di tutti i test per i passeggeri vaccinati è l'ultimo passo verso un viaggio aereo senza problemi. Ristabilisce la fiducia dei clienti e la domanda aumenterà in una finestra di prenotazione critica per l'industria dei viaggi. Preoccupata invece l'organizzazione per l'industria del laboratorio dei test, che i requisiti per i test di viaggio siano stati revocati troppo rapidamente, ma forse anche per la perdita di fatturato derivante dalla mancanza di obbligatorietà dei tamponi. Chiara Pedrazzi per Italy Today.